Salve, ci troviamo a Penne, una città di epoca preromana. Il nome Penne deriva dal latino pinnus, cioè altura, sommità. Il primo villaggio di Penne fu edificato proprio su un'altura aguzza, e in seguito invece la città si espanse su quattro colli: Colle Castello, Colle Romano, Colle Cappuccio e Colle Sacro. La città fu edificata nel VI secolo avanti Cristo. Scavi archeologici hanno fatto riemergere di quel tempo antico, di quel periodo antico, resti di templi, domus e strade. Gli abitanti di Pinna Vestinorum erano chiamati Vestini per via del loro culto nei confronti della dea Vesta. Roma, durante la sua espansione ed anche nella guerra contro Annibale, fu aiutata dalle popolazioni italiche. Tra queste popolazioni alleate di Roma c'era anche quella Vestina. Roma però non volle riconoscere la cittadinanza romana a queste popolazioni. A questo punto queste popolazioni si riunirono e formarono la Lega Italica, era il 91 a.C. Avevano un proprio governo, delle proprie leggi, il loro senato, i consoli, e coniarono anche una propria moneta. Questa è stata la prima moneta ad avere sopra il nome Italia. È tutt'oggi conservata nella Biblioteca Nazionale di Parigi. Dopo la formazione della Lega Italica, le tensioni con Roma aumentarono notevolmente ed esplosero nella guerra sociale, nell'89 a.C., quando il console romano Lucio Marco Filippo fece uccidere il suo antagonista, il tribuno della plebe Marco Livio Druso, che al contrario appoggiava le richieste della Lega Italica. Solo alla fine della guerra venne concessa la cittadinanza romana alle popolazioni coinvolte. Carlo Magno la dichiarò capitale della provincia nel 733. E Pinna fu anche un'antichissima sede vescovile, secondo la tradizione fondata da Patras, che fu uno dei 72 discepoli di Gesù Cristo. Nell'epoca longobarda, Pinna faceva parte del Ducato di Spoleto e fu proprio in questo periodo che fu elevata a guastaldato. Nei video che potete vedere tramite i QR code nella mappa sono presenti solo alcuni dei siti di interesse nella città di Penne. A partire dal giardino comunale, che è stato antico sito del convento francescano, che come da tradizione è stato fondato proprio da San Francesco e ha dato il nome anche allo stesso viale, per arrivare poi al centro urbano con le sue chiese e i suoi palazzi nobiliari. Purtroppo molti siti di interesse non sono visitabili a causa del terremoto del 2009 e successivamente di quello del 2016. Infatti anche la cattedrale è in fase di restaurazione, come pure la chiesa di San Domenico, il palazzo d'Esterlich e il palazzo Castiglione. L'auditorium di San Giovanni Evangelista o la libreria del convento dei frati e la chiesa di Santa Chiara sono visitabili solo previa prenotazione. Quella di Penne è una storia millenaria che vi invitiamo davvero ad approfondire.